Buongiorno, sono nell'impianto di Zoli Paolo, che vi rosso. Stamani voglio parlare di una cosa molto delicata per gli agricoltori. Infatti, a ogni riunione che faccio mi chiedono quanto costa questo impianto. Nessuno mi dice quanto fa guadagnare questo impianto. E qui, si parla di numeri a fronte di un investimento di 80.000 euro di struttura dovuta non solo alla rete antiacqua, ma a una struttura che può supportare anche 30-40 centimetri di neve grazie a quel materiale lì che è pino portoghese, detto volgarmente pino marittimo, che può sopportare dei carichi in torsione sui 40 quintali ogni palo. Torniamo a quello che fa guadagnare questo impianto, perché la rete rispetto al nylon è molto più costosa, però a differenza del nylon le temperature si gestiscono in tutt'altra maniera, la durata è almeno di 2-3 volte il nylon e in ogni caso non crea mai umidità. E questo è stato fondamentale nella brinata venuta in aprile. Qui è venuto 6 gradi sotto zero, cosa che l'agricoltore aveva perso le piante. Quindi si è ritrovato subito con 15.000 euro di piante salvate. Quindi non è, bisogna quantificare veramente il costo di questa roba. Perché? Io ho detto, a fronte di un investimento importante che è indispensabile in ogni caso per fare il chivi rosso, perché non è che si parte da 0 a 80.000 euro, no. L'alternativa è fare impianti con nylon che possono costare 10-15.000 euro o meno. Però il nylon non protegge per il freddo come la rete, perché crea umidità e si è visto chiaramente che sopra i 4 gradi inizia a essere difficoltoso. Qui si è visto chiaramente che fino a 6 gradi abbiamo salvato la maggior parte di piante, qualche pianta ha subito qualcosa, però sta riprendendo, insomma, ecco, sta venendo bene. Quindi, per il discorso kiwi, se uno durante la vita di 12-13 anni di queste reti fa tutti i conti, inizia a dire in 12 anni quante brinate vengono. Una, due, non si sa, ma qualcuna viene senz'altro. Batteriosi, qui siamo perfetti dal punto di vista batteriosi, siamo sicuri. Poi, qualità dei frutti, sostanza secca, si aumenta di un 20% la sostanza secca, se diminuisce l'irrigazione di un 30%. Quindi alla fine questo impianto non è che costa 85.000 euro, no, questo impianto se quantifica tutti i vantaggi che dà, porta a casa all'agricoltore almeno 200.000 euro in operativa dell'impianto. In più, 200.000 euro in più di Esatto. quanti ne avrebbe prese. Esatto. Quindi non. E Durata di d'altro. questo materiale rispetto al nylon? Sa sicura almeno il doppio, il che vuol dire 8-10 anni. Però con questo abbiamo degli impianti che sono montati da 12 anni e ancora sono perfetti. Meno di 12 anni, questo Ecco, sicuramente non va non va cambiato. cambiato. È molto sicuro anche in caso di grandinate, perché con il sistema di moschettone di sicurezza sopra certi carichi, se rompe quel moschettone, incide circa 300 euro. L'agricoltore non fa altro che cambiare il moschettone e l'impianto è efficiente. Poi anche la struttura è stata studiata con quel cupolino al centro di sfogo per la spinta dei venti e anche per la gestione delle temperature. E infatti qui sotto, anche in presenza di 40 gradi esterni, la temperatura si mantiene sempre di 2-3 gradi inferiore con il caldo. E con il freddo si comporta all'inverso. Nella notte abbiamo 2-3 gradi superiori. Qui. E questo permetterà anche di anticipare qualcosa in raccolto.